Buongiorno a tutti, benvenuti a questo appuntamento inserito all'interno del Public Program che anche quest'anno GAMEC, Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo e Accademia di Belle Arti Carrara hanno strutturato, ideato e coprogettato, quest'anno anche con la partecipazione di La Bottanta. Oggi ci troviamo qui in sede, in Accademia, e con noi a presentare il suo lavoro, i temi del suo lavoro, Luca Pozzi. Classe 1983, Luca Pozzi è un artista con spiccate, diciamo così, fascinazioni verso il mondo scientifico in genere, in particolare verso la fisica, quantistica, cosmologia, tutta una serie di altre discipline che si incrociano, si incontrano costantemente, tra l'altro anche ultimamente nel dibattito diciamo più stringente, insomma. Oltre che diciamo, lavorare e operare come, come artista, partecipa da diversi anni al lavoro, alla ricerca di alcune comunità, alcune formalizzate, istituzionalizzate anche all'interno di istituti come il CERN di Ginevra, per esempio, altre invece diciamo, più legate al mondo della rete, che si trovano poi anche attraverso sistemi diciamo, virtuali ma anche reali. Con una di queste ha partecipato anche all'ultima documenta di Kassel. Il suo intervento si intitola The Messages of Gravity e io gli lascerei la parola. Innanzitutto grazie alla GAMEC e all'organizzazione del Public Program del progetto Black Hole e ovviamente a Claudio Musso per avermi invitato a partecipare a questa interessante iniziativa che si pone l'obiettivo di avvicinare l'arte e la scienza. Sono onorato di poter contribuire con la mia piccola esperienza e spero di poterlo fare in maniera costruttiva. A questo si aggiunge l'importanza morale che questi progetti esprimono, ovvero la necessità di creare un ponte tra due discipline e due linguaggi, solo apparentemente distanti tra loro, in un periodo storico caratterizzato da conflitti religiosi, da protezionismo territoriale e da ogni sorta di discriminazione culturale, tesi principalmente ad alimentare paure e a creare distanze. Momenti come questo sono invece dei segnali che invitano a trascendere i luoghi comuni, le contingenze economiche e più in generale i limiti immaginativi. Credo che chi fa arte, come chi fa scienza, come chi fa ricerca in generale, sia sostanzialmente alimentato da un atteggiamento aperto che rivela una predisposizione al dubbio e all'adattamento, piuttosto che alla rigidità e all'autocelebrazione. Che si tratti di fisica, di musica, di arte, di biologia, di letteratura, non fa alcuna differenza. Iniziative come questa proteggono la libertà incontestabile di chiunque di poter immaginare nuovi incastri, di sondarli e sperimentarli con il migliore linguaggio a propria disposizione, oppure, se necessario, addirittura reinventarli sulla stessa pianta. Ricordo una frase particolarmente significativa in questo senso di Paul Dirac, premio Nobel per la fisica nel 1933 e uno dei fondatori della meccanica quantistica, che rispondendo a una domanda su come facesse a scoprire nuove leggi naturali afferma: bisogna giocare con le equazioni. Modi diversi di scrivere la stessa equazione possono suggerire cose diverse sebbene logicamente equivalenti. Ero uno studente, come voi, quando ho letto questa frase, studiavo pittura all'Accademia, eppure sentivo che la riflessione di un matematico a proposito della sua intima ricerca e del suo processo di creazione era perfettamente in linea con un'attitudine più vasta. Anche senza conoscere la matematica dall'interno e senza comprendere l'eleganza formale del lavoro di Dirac,
è facile intuire cosa significhi avere a che fare con una grammatica che da una parte ha delle regole e dall'altra invita il giocatore a trascenderle con stile, bellezza e originalità, al fine di scoprire nuove possibilità implicite nel linguaggio in sé e più in generale nella realtà. Dirac propone di combattere il dogmatismo con la creatività. Suggerisce che anche se ottieni lo stesso risultato, il processo, la forma dell'equazione può essere diversa. Che anche se metodi diversi sono logicamente equivalenti, semplicemente giocandoci e influenzandoli, è possibile essere sorpresi dalle immersioni di nuove configurazioni e da nuove leggi di natura. Per questo mi definisco mediatore interdisciplinare. La mia ricerca non è solo mia, e la grammatica che uso non esisterà per sempre così come la conosco oggi. La realtà, in fin dei conti, non si ferma alle mie convinzioni e alle nostre convinzioni. Non è composta solo di ciò che posso esperire direttamente con i miei sensi, ma da molto di più. Intuire cosa sia questo valore aggiunto è ciò che mi ha spinto ad approfondire e diversificare la grammatica, a connettere le visioni di persone straordinarie e di campi di ricerca diversi. Il video che andava sotto questa prima parte introduttiva è uno dei risultati di questa ibridazione. Si chiama Statement ed è un'opera pensata come splash page di un sito internet ed è sviluppata in seguito alla frequentazione che ho vissuto personalmente tra il 2009 e il 2013 con visionari e comunità scientifiche, al fine di delineare proprio grammaticalmente i punti chiave di un linguaggio cross-disciplinare, basato su alcune intuizioni di base che uniscono, senza alcuna gerarchia temporale, lavori già realizzati fisicamente e idee embrionali ancora da sviluppare nel futuro. Il punto di partenza di questo lavoro è stato questo mood board, che riassume un po' quelle che sono le fascinazioni della ricerca. Ora, non so se riuscite a vederlo nel dettaglio, ma ci sono un sacco di cose che non per forza hanno delle relazioni stringenti. Ci sono dei grafici che illustrano dei wormhole, c'è un tesseratto tratto da un film che è uscito poco tempo fa, Interstellar, che è questa geometria che si scopre quando varchi l'orizzonte degli eventi e entri all'interno di un buco nero. C'è un ipercubo, che sostanzialmente è una forma platonica, quella che tutti conosciamo, però elevata in termini di dimensionalità. C'è un iperdiamante cristallino, che è una delle cose più incredibili che ho scoperto negli ultimi 10 anni, e spero di poter descrivere nella seconda parte insieme a Claudio. C'è un cono di Minkowski, che invece è una geometria un po' più, diciamo, nell'ambito scientifico ormai navigata, che rappresenta gli eventi del passato, del presente e del futuro all'interno di un cono di luce. C'è un campo gravitazionale, c'è una bottiglia di Klein, che è un'altra geometria molto interessante. Ci sono semplicemente due brocche d'acqua da qualche parte che si scambiano dei fluidi. C'è un'icona, una mandorla medievale, che rappresenta un po' il varco dimensionale tra due mondi. C'è, piccolissima, lì in fondo, un dettaglio della Saint Victoire dipinta da Cézanne. C'è la locandina di Inception, un altro film meraviglioso che forse uno degli esempi, diciamo, divulgativi, pop che abbiamo di quello che sono mainstream, esatto, di quello che sono i livelli concatenati di realtà arrotolate gestite dalla gravità. Ci sono dei diagrammi spazio-temporali diversi, c'è l'immagine del Large Hadron Collider di Ginevra, un fotogramma tratto da un altro film che in realtà è tratto da un libro, che è La guida intergalattica per autostoppisti, che anche è meraviglioso, c'è una scena fantastica dove loro fanno il salto del viaggio di improbabilità concreta e diventano prima una banana poi e si trasformano in gomitoli di lana, che è stupendo. E il frontespizio di Flatlandia,
un altro libro che forse in qualche modo ha influenzato proprio la guida è la copertina di un altro libro che è The Analysis of Beauty di William Hogarth, che invece è diciamo, molto più antico, non troppo però, pieno di illuminismo, 1753. Da questo primo ministro diciamo deriva qualcosa di un po' più organizzato, uno storyboard sviluppato su una breve descrizione di intenti che vi traduco e che un po' riassume quello che tutto il video che avete visto mentre parlavo vuole sottolineare, cioè che lo spazio-tempo è un contenitore onnicomprensivo dove tutto è accanto all'altro in senso olistico, dove c'è una strana sensazione di tempo congelato e dove passato, presente e futuro sembrano quasi indistinguibili. Una serie di corrispondenze multidisciplinari converge in una rete di pura informazione, oltre i confini geografici, politici e linguistici. Lo studio degli aspetti meno intuitivi della realtà diventa centrale. Gravità quantistica, entanglement, quantum computing, cosmologia multimessaggera e un'altra cosa meravigliosa che però farò veramente fatica a descrivere, la geometria non commutativa. La ricerca si trasforma in una correlazione tra fisica, informatica e storia dell'arte. Questa GIF, diciamo, iperveloce, un po' incasinata, è la prima versione del montaggio del video che avete visto. E da un certo punto di vista, in questo momento, a livello subliminale, vi sta quasi ipnotizzando e colpendo con una quantità di informazione veramente, veramente elevata, però senza una reale pretesa di senso. Quello che mi piace è pensare al linguaggio, e forse si è intuito, come una specie di drago. Tutti conosciamo questo drago, però non l'abbiamo mai visto così diciamo travestito. Ed è un drago che ha una testa che è, al posto del cervello ha un network di gravità quantistica a loop, ha degli artigli minuscoli, dovreste avere una lente di ingrandimento per vedere che sono formati da delle sculture di medardo rosso, ha una coda che forse è più riconoscibile, anche se è un dettaglio che non gli rende assolutamente onore, che è tratto da un taglio, un progetto spaziale di Fontana, e ha gli occhi rappresentati da una raccolta dati di ormai 10 anni del Fermi Telescope, che rappresentano soltanto esplosioni estremamente violente nell'universo e che rappresentano in questo caso degli occhi di cosmologia multimessaggera, cioè cose che normalmente non vediamo, e le ali che invece fanno un salto al Rinascimento e sono quelle degli angeli della Madonna del Parto di Piero della Francesca, quindi un'altra. Vabbè, si tratta di un'immagine molto rudimentale che affonda le radici nella mia, come dire, infanzia cartoon, perché comunque Dragon Ball non lo puoi non citare in questi casi, cioè le sette sfere sono comunque, cioè il fatto di poter esprimere un desiderio quando le cose si riuniscono è una cosa che probabilmente è l'origine di tutto il mio lavoro, anziché questi grandi temi, insomma. Comunque si tratta di un'immagine, come dicevo, abbastanza strana, dove le parti selezionate che compongono questo drago sono quelle su cui rifletto maggiormente, da cui emerge l'idea centrale della ricerca, della mia necessità, che è quella che ogni cosa in fin dei conti è una rete di nodi, è una rete connettiva di nodi, non importa se formata da comunità di persone, da graffite su carta nel mondo del disegno, da particelle subatomiche o da ogni altro tipo di interazione conosciuta o sconosciuta. Questo linguaggio non fa alcuna differenza e alcuna discriminazione, e parte dal presupposto che non ci siano
sostanzialmente oggetti nell'universo, che è una cosa un po' forte secondo me da dire. Non ci sono gli oggetti nell'universo, non c'è il tavolo, non c'è il cellulare, non c'è il proiettore, non ci sono io, non ci sei tu, ma quindi nell'universo. Quello che c'è in realtà sono le nostre conversazioni, sono scambi continui di informazione, sono relazioni, sono condizioni, ma forse soprattutto sono i gradi di libertà aleatori che ci circondano e che contribuiamo a generare. L'immagine che il drago suggerisce è che l'universo funzioni come una specie di banco di pegni. È un banco di pegni strano, multidimensionale, dove si porta informazione in cambio di informazione. È una specie di mutuo supporto reciproco basato sulla polarizzazione di tutti i fenomeni, sull'assenza e la presenza, sulla necessità di alcuni e la generosità di altri. Non fa molta differenza quanto tempo l'informazione resterà sullo scaffale a prendere polvere, perché prima o poi verrà scambiata di nuovo, perché prima o poi tornerà ad essere indispensabile. Quando le condizioni cambiano, quelli che noi chiamiamo oggetti decadono in altre cose e così via, sempre in un effetto domino costante. Mi piace pensare che anche una disciplina possa in linea di principio decadere in un'altra, scomparire per un attimo, rimanere su uno scaffale del banco dei pegni per poi riapparire sotto sembianze diverse, magari a distanza di 1000 anni. Faccio alcuni esempi, magari un po' più concreti, mainstream, di quello che questo per me significa. Ovviamente quello che dico non è la realtà dei fatti, è quello che io credo che sia, quindi è una delle, no? Stiamo mappando le possibilità del sistema, quindi gli incastri che vi racconterò sono i miei incastri, non ho la pretesa che siano gli incastri. Monet. Sono esempi mainstream, non sono andato a pescare cose strane, cioè ho cercato di... Monet aveva 25 anni all'apparizione della celebre pubblicazione dell'elettromagnetismo di Maxwell, che è del 1865. Nel 1892, 27 anni dopo, Monet propone la serie delle cattedrali di Rouen. Sono 31 dipinti che documentano il dialogo nel tempo tra architettura, materia e luce. Quello che vedete nel dettaglio è proprio come, dopo la fotografia, dopo lo studio dei campi, delle linee di Faraday, dopo le leggi dell'elettromagnetismo, è proprio come si vada a studiare quanto la materia in realtà non sia, si muova in un campo e vibri in maniera mutevole a seconda della luce, sostanzialmente. Quindi non a caso sono 31 dipinti in 31 momenti diversi della giornata. Faccio un salto indietro. Newton pubblica per la prima volta la sua legge di gravitazione universale il 5 luglio 1687. È una legge che sappiamo, ormai molto bene, sono passati tanti anni, che spiega il movimento di ogni cosa, dai pianeti nello spazio alle mele sulla Terra. Per Newton due corpi si attraggono sempre in modo direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse e inversamente proporzionale alla distanza elevata al quadrato. A parte i dettagli matematici che questo implica, chi se ne frega, però il fatto è che rende il campo gravitazionale, cioè quello su cui noi ci spostiamo normalmente, un palcoscenico, forse influenzato dal teatro di Shakespeare, che comunque era molto forte in quel periodo, un palcoscenico fisso, eterno, che si chiamava Globe, tra l'altro, fisso, eterno ed immutabile, dove per ogni cosa il tempo batte allo stesso modo. Quindi non è che c'è una relazione
mutevole tra il palcoscenico e l'attore. Cioè, un attore non potrà mai per Newton prendere un martello e rompere il palcoscenico. Lui si sposta sopra, ah, con quella cosa lì della inversamente proporzionale. Canaletto nasce 10 anni più tardi delle leggi di gravitazione universale di Newton nel 1697 e impiega circa 26 anni a maturare un suo linguaggio visivo. 36 anni dopo la scoperta di Newton nascono delle vedute di Venezia dove tutto è perfettamente a fuoco. Ogni minuscola onda del mare viene trattata come ogni altro dettaglio della scena, dalle decorazioni della barca all'architettura alle persone. Nel 1905, e passano qui 208 anni, tra l'altro coincide proprio con un'altra teoria di gravità, abbiamo un altro salto immaginativo. Questo è proprio Einstein pubblica la relatività ristretta. Che cosa vuol dire? Cioè, è una cosa incredibile. Cioè, quello che fa è mettere in dubbio proprio la staticità del palcoscenico di Newton. Cioè, Einstein dice, fa proprio, si mette lì mentre brevetta cose, lui si mette lì e immagina come è possibile che questo palcoscenico sia statico e scopre, mettendolo in dubbio, e stabilisce che il palcoscenico non è statico e che in realtà il palcoscenico, quindi lo spazio-tempo, si muove, si piega, si distorce in modi diversi in presenza di cosa? Cioè, in presenza di sostanzialmente massa ed energia. Cioè, a seconda di quanta massa c'è e a seconda di quanta energia c'è, tra l'altro le due cose sono intimamente legate, lo spazio-tempo si cambia. Quindi il tempo non passa più allo stesso modo per tutti, perché ogni persona è diversa in questi termini, ha un punto di vista diverso e a seconda di come si sposta nello spazio, di come taglia il tempo, tutto cambia. 2 anni dopo Picasso realizza Le Donne dell'Avignon ed inaugura nel 1907 la stagione cubista, dove sostanzialmente più punti di vista tentano di coesistere in un'unica immagine. Tra l'altro facendo un salto temporale notevole, perché iconograficamente riattiva delle influenze legate al primitivismo, quindi fa indubbiamente un salto temporale. Pensate a Giacometti, che c'è anche in mostra qui a Bergamo, che in questo senso, come dire, quasi didascalico, cioè ha come questi soggetti siano distorti e tentino di metabolizzare l'interconnessione tra spazio e tempo. Visto in questi termini, l'uomo che cade del 1950, quindi dal 5, 15 al 50, comunque le influenze si sono proprio dilatate, ma sono ancora attive, è sottile non perché sia magro o perché sia uscito da un campo di concentramento, è sottile perché viaggia a grande velocità. Il busto che vedete a fianco ha uno spessore rispetto alla faccia perché, nonostante facciano parte della stessa, tra virgolette, stesso sistema che chiamiamo busto, che chiamiamo faccia, che chiamiamo scultura, che chiamiamo rappresentazione in realtà, le due cose possono veramente viaggiare a velocità diverse. Il naso di Giacometti è lungo rispetto alla faccia perché solo lui sta viaggiando molto velocemente, il resto è fermo. Persino nello stesso sistema puoi avere velocità diverse e punti di vista relativi. Punto di vista è molto importante, c'è chi cerca di aggiungerne e c'è chi cerca di rispettarlo. Pensate a Brancusi, alla sua necessità di fondere il soggetto della scultura con il contesto dell'ambiente, al suo bisogno di controllare il punto di vista attraverso la fotografia. Qui vedete una sua immagine scattata nello studio di Parigi tra il 33 e il 34. E la stessa situazione è ricostruita al Pompidou a partire dal 97. E non è più necessario prendere una scultura e metterla in un posto quando si tratta di Brancusi. O è una colonna infinita in uno spazio aperto,
oppure bisogna portarsi dietro il suo contesto. Lui si è inventato questo stratagemma, che è quello della fotografia, per semplificarci le cose, sicuramente. Incredibilmente, semplificando la questione, la relatività generale, attraverso l'arte ad essa connessa, ha dischiuso il mondo dei pianeti e delle galassie, delle distorsioni spazio-temporali e della relazione tra massa ed energia, aprendo le nuove potenzialità della geometria di Riemann. La meccanica quantistica, invece, e l'arte ad essa connessa, teletrasporta letteralmente lo spettatore attivo in un mondo surreale e metafisico, dove si può essere sia vivi che morti allo stesso tempo, dove ogni cosa che accade è probabilistica, dove è impossibile conoscere la posizione e la velocità di un oggetto simultaneamente e dove l'atto stesso di osservare conduce inevitabilmente al consumo di informazione. Pensate all'esperimento del gatto di Schrödinger. Non so se l'avete mai visto su internet, l'avete affrontato. È un esperimento meraviglioso, ideato nel 1935 da Schrödinger, che sto mettendo in relazione a quest'opera di Salvador Dalí, che è di solo 5 anni successiva. Come vedete, non so se vi ho dato abbastanza tempo per farlo, perché questa sovrapposizione va a complicare i livelli concettivi. È l'occhio dell'osservatore che determina quale debba essere l'informazione estratta dal sistema. Cioè, qui abbiamo una persona che appoggia il gomito sul tavolo, abbiamo un pezzo di colonna oppure una parte di un vaso, abbiamo due persone con un colletto, ma se le guardiamo in un altro modo abbiamo anche una specie di volto, che poi è il busto di Voltaire che scompare. Lui ci dà questo livello grammaticalmente utile per dischiudere la lettura del lavoro, che è il titolo. Vi faccio vedere Francis Bacon. Allora, su Francis Bacon vorrei veramente fare una lezione a parte, oppure fare, perché è una cosa meravigliosa, però la prossima volta. Pensate a come, la butto lì senza approfondire, però delocalizza i suoi soggetti in una tripartizione simultanea del quadro. E se non l'avete visto su internet, andate a vedere l'esperimento della doppia fenditura, che è proprio un esperimento che in realtà nasce nei primi dell'Ottocento, quindi molto prima di tantissime cose, che però diventa centrale nella prima parte del Novecento, in tutta la seconda parte del Novecento, proprio per la meccanica quantistica, per capire come è sostanzialmente una particella, se una particella ha un comportamento discreto o ondulatorio. Poi si scoprirà che ce li ha entrambi. Pensate al principio di indeterminazione di Heisenberg e a Jackson Pollock. È un principio, anche lì chiave, che lui ha scoperto alle 4 del mattino andando su scalando una montagna e cercando delle matrici, che afferma che la posizione e la velocità di una particella non possono essere misurate simultaneamente con precisione arbitraria. Perché? Perché alla piccola scala, per osservare una particella, bisogna usare un'altra particella. A grande scala è trascurabile, ma a piccola scala quella particella che usi per osservare, che di solito è un pacchetto di luce, è un fotone, incide considerevolmente sul comportamento del sistema osservato, modificandolo irrimediabilmente. Questa pittura di Pollock del 48, sì, del 48, a distanza di 21 anni, risente ancora del principio di indeterminazione. L'action painting, ma anche l'informale dopo, a mio avviso, o prima, sottolineano quanto in fin dei conti sia il gesto dell'artista nel campo pittorico a stabilire probabilisticamente l'esito della pittura. In Pollock non c'è una scelta arbitraria rappresentativa alla base, c'è solo l'azione che interagisce con un campo di possibilità. E poi è quello che tutta l'arte orientale calligrafica ci diceva da millenni, cioè è soltanto una riscoperta. A volte le questioni, stiamo prendendo, come dire, un percorso cronologico,
però in realtà in questo senso tutti i processi nascono dagli stessi principi, quindi in realtà a livello cronologico possiamo soltanto datare il nostro modo di spiegare le cose, non diciamo la nostra comprensione delle cose. Faccio un ultimo esempio, tornando indietro a Bomba, perché non posso non parlare di Duchamp, un minimo, veloce, che secondo me, se osservato in questi termini, rende quanto detto finora ancora più chiaro e quasi didascalico. Prendiamo l'Orinatorio, che alla fine è una delle opere più famose, chiamata Fontana, firmata da Hermat Muth, presentata nel 17 sulle pagine di una rivista, il Blind Man, la Blind Man Review, che è carina anche come cosa, insomma, del cieco, che con una notazione molto precisa, la leggo. Scrive: che sia stata fatta da Mr. Muth con le sue stesse mani o no, non ha alcuna importanza. Lui l'ha scelta. Ha preso un ordinario oggetto dalla vita di tutti i giorni e lo ha collocato in modo tale che il suo normale significato sparisse. Sotto un nuovo titolo e un nuovo punto di vista, creando un nuovo pensiero per quell'oggetto. Ovviamente fu completamente demolito da Emilia, perché negli occhi di gran parte delle persone fu solamente un atto eccentrico e un gesto provocatorio. Mi piace pensare che con Fontana Duchamp stia dicendo che se tu cambi il sistema di riferimento ad un oggetto, l'oggetto decade e diventa qualcosa di diverso. Ma c'è un'altra idea incredibile. La logica è la seguente: se cambiando il contesto spaziale sono in grado di trasformare un oggetto, delocalizzandolo, cosa succede se cambio le sue coordinate temporali applicando una velocità? Ho fatto una cosa incredibile. L'esperimento di questa congettura fu il suo primo ready-made, la leggendaria bicycle wheel del 13. Cioè, l'oggetto è fermo, ma se lo giri si muove. Quindi ha sia il punto di vista stazionario che quello di movimento. Girando la ruota, la velocità rotazionale dell'oggetto stazionario cambia la sua dimensione e la sua forma da un punto di vista esterno. Con questo lavoro Duchamp dimostra l'inseparabilità dello spazio-tempo grazie alla fenomenologica esistenza di una nuova categoria di oggetti chiamati ready-made. Lavori come Rotary Hemisphere, che vedete sotto, e Rotorelief del 35, scusate, sono conferme ed esperimenti che convertono la congettura teorica in un preciso e maturo linguaggio estetico. Ma Duchamp è importante anche per un altro motivo. Una delle sue opere più interessanti è Il Grande Vetro. E anche qui sarebbe bello fare un'altra lezione. Realizzato tra il 17 e il 23, qui forse anche 3, rappresenta una specie di fase di transizione tra la relatività generale e la meccanica quantistica. È uno di quei rari esempi in cui la ricerca artistica e quella scientifica sono perfettamente allineate. Il periodo di incubazione di questi lavori, infatti, anticipa di un soffio la nascita della meccanica quantistica, da Niels Bohr o il Quantum Theory del 13, attraverso l'epocale scoperta di Max Planck della quantizzazione del fotone nel 25, passando per l'equazione di Schrödinger nel 26 e il principio di indeterminazione di Heisenberg nel 27, molte questioni erano già rudimentalmente presentate da Duchamp nel 23. Quasi per gioco, se funziona, se parte l'animazione successiva, vi faccio vedere che ho provato ad animare una delle opere di Duchamp di quel periodo, tentando di immaginare come, azionando i vettori interni, si fosse comportata l'opera in termini spazio-temporali. Questo è Il Grande Vetro, questa è l'animazione, eccola qua. Solitamente, vedete, questa parte è ancorata al muro, no? Quindi lui non si è neanche, come dire, preoccupato di azionarla come magari faremmo oggi tecnologicamente, perché potenzialmente ha comunque un grado di libertà che quello rotazionale su un asse. La cosa interessante è che all'interno di questo vetro trasparente lui ha inserito
un motore rotazionale, che è previsto da quest'asana, quindi una forza che se tu l'azioni inizia a girare, no? Quindi in realtà se tu applichi la dimensione temporale a quest'opera, non è più una mezzaluna, ma è una sfera. E non è più una sfera piena o vuota, è una sfera con una dimensione interna che ha un'informazione interna, che è data dalla velocità rotazionale del mulino. Questo solo per dire che questo è un dettaglio. Immaginate cosa c'è qua dentro, a livello dimensionale. Ci sono forze, ci sono ingranaggi che decostruiscono il caffè in grani, che è proprio la quantizzazione della materia granulare, e ci sono passaggi di transizione, cioè una scena, uno sposalizio di una donna che viene sostanzialmente deplorata, e quindi è il giorno in cui passa da un piano all'altro. Sono quasi questo. Ah, un secondo, per un attimo, perché qui faccio, come dire, si chiude una prima parte, diciamo, più storica, più attinente a fatti storici, e se ne apre una un po' più, se vuoi, allegorica, un po' più immaginativa, un po' meno controllabile o contestabile, forse un po'. Vi faccio vedere la scena di un film a cui sono particolarmente legato, non so neanche per quale motivo. È una delle scene iniziali di Men in Black, che forse voi eravate troppo giovani per averla vista. Voi l'avete vista? Sì? Ah, quanti anni avevate quando l'avete vista questa cosa? 10 anni, fantastico. Stupendo. Immagino cosa voglia dire vedere Men in Black a 10 anni. Oppure, bello. È un film del 97, diretto da Barry Sonnenfeld. È un film super mainstream, hollywoodiano, pseudo-fantascientifico, ispirato, pochi forse questo lo sanno, ai libri di Douglas Adams, che è quello della guida intergalattica per autostoppisti che vi ho fatto vedere prima, che è quello che ha scritto una serie di libri meravigliosi di un scrittore olistico che si chiama Dentley. Non so se l'avete mai letto. No, leggetelo, è stupendo. Tu l'hai letto? Stupendo. E vabbè, in questa prima scena vedrete due agenti governativi, anche a chi non l'ha visto lo spiego, D e K, che sono incaricati di regolare la vita aliena sul pianeta Terra. E li vedrete mentre interrogano un presunto migrante al confine tra Stati Uniti e Messico. Il migrante per me è un po' il pretesto narrativo per descrivere praticamente quanto ho detto finora, ma su un altro piano immaginativo, la transizione di fase dalla rappresentazione classica della fisica di Newton alla quella relativistica e quantistica, cioè praticamente da Canaletto a Picasso fino a Pollock. La scena inizia con un coltello. La testa in mano è una scultura classica, dentro è una forma totalmente diversa che prima non si vedeva, lo stanno interrogando per capire cosa ci faccia lì. Capiscono che non è nel suo ambiente, che non potrebbe stare lì sotto quella forma. Poi viene osservato da un altro punto di vista, che è quello del ranger. Questo provoca una distorsione della forma di Mikey, che inizia a viaggiare da lì. La distorsione di Mikey si avvicina a un avvicinamento al punto di vista. Fino a che, boom, esplode. La forma alta si libera nello spazio e viene smaterializzata. Mm.
questa cosa, cioè in questa corsa di 40, non so quanti secondi siano, meno di un minuto comunque, secondo me c'è tutto il Novecento. È con l'esplosione di Mikey che si apre un capitolo ancora tutto da scoprire, dove la materia, intesa classicamente e relativisticamente, si fa sempre meno importante, dove il corpo del migrante e dell'alieno svaniscono e lasciano il posto a una nuvola di pura informazione sospesa. Questa nuvola mi fa pensare ancora una volta ad Dirac, alla sua equazione, una di quelle su cui si basa la meccanica quantistica, che dice: se due sistemi interagiscono tra loro, anche quando vengono separati, non potranno più essere considerati come due sistemi distinti, ma in qualche modo continuano a influenzarsi a vicenda. Vista in questi termini, ogni cosa, in quanto generata dalla stessa grande esplosione, proviene da un'interazione di 13,7 miliardi di anni fa, la cui influenza ancora connette tutto quello che ci circonda. Quell'influenza è informazione, intesa proprio come potenzialità di un sistema di verificare un certo numero di configurazioni possibili. In questa prospettiva l'informazione è semplicemente l'unità di misura dell'entropia e quindi della freccia del tempo. È la quantità e la qualità di informazione in evoluzione che definisce la forma dello spazio e la velocità del tempo, sia localmente che globalmente. Per questo lo spazio e il tempo sono dinamici, perché esistono modi diversi di scambiare informazione e di organizzarla. Arrivando ad oggi, per introdurre cosa ci si domanda nel 2018, vi faccio vedere una delle risposte più mainstream, pop e divulgative che si possono trovare online oggi, con tutta, diciamo, quello che ne determina l'aspetto divulgativo. So, what are we really made of? Deep inside the atom, when you find tiny particles held together by invisible forces, everything's made up of tiny packets of energy born in cosmic furnaces. Atoms that we're made of have negatively charged electrons whirling around a big bulky nucleus. The quantum theory offers a very different explanation of our world. The universe is made of 12 particles of matter, four forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, four forces of nature. That's a wonderful, significant story. That little things behave very differently than anything they need. Nothing's really as it seems. It's so wonderfully different than anything big. The world is a dynamic mess of jiggling things. It's hard to believe. The quantum theory is so strange and bizarre. Even Einstein couldn't get his head around it. The world of particles. Nothing is certain. It's a world of probabilities. Quantum theory offers a very different explanation of our world. The universe is made of 12 particles of matter, four forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, four forces of nature. That's a wonderful, significant story. The ultimate triumph. The ultimate triumph.
Dallo scontro del molto grande e del molto piccolo in regimi energetici prossimi alla scala di Planck. Come potete vedere da queste immagini ci sono ancora zone oscure e inesplorate nel nostro giardino. Le idee emerse tra la fine dell'Ottocento e gli anni 50 del Novecento hanno migliorato considerevolmente la conoscenza degli strumenti che descrivono oggetti, quello che si chiama oggetti, pianeti e galassie, come anche atomi e particelle subatomiche. Ma le cose più misteriose e attualmente oggetto di studio sono quelle che succedono quando si tenta di immaginare cose molto piccole, che sono però anche estremamente pesanti, come i buchi neri. Oppure si cerca di capire che cosa avvenga al momento del Big Bang, che in termini di distorsione spazio-temporale produce ugualmente delle singolarità, e quando fenomeni puramente gravitazionali entrano in gioco in maniera considerevole. Siamo alle porte di una nuova teoria della gravità che prevede l'unificazione della meccanica quantistica con la relatività generale. Le domande che la fisica teorica si pone in ambito di gravità quantistica, che è la branca di ricerca che tenta di colmare questo gap, trascendono la matematica e stimolano problemi immaginativi profondi. Alcune proposte. La teoria delle stringhe di Leonard Susskind, Brian Greene, Edward Witten e molti altri suggerisce di riconsiderare, insieme ai pilastri della fisica moderna, anche la percezione della realtà a 360 gradi, parlandoci di 11 dimensioni arrotolate, stringhe vibranti all'interno delle particelle, a scale energetiche anche ancora più alte, e supersimmetrie nascoste. La loop quantum gravity di Carlo Rovelli, Abhay Ashtekar, Laurent Fredel, Daniele Oriti, Lee Smalling e molti altri, che è un po' la comunità che ho seguito più da vicino, mette persino in dubbio l'esistenza del tempo come fenomeno fondamentale della natura, postulando l'esistenza di un network di pura topologia simile ad una schiuma iperconnessa di bolle di sapone, che parte dalla materia, si trasforma e torna indietro alla geometria, dalla geometria fa un salto dietro alla pregeometria e dalla pregeometria si teletrasporta in una dimensione adimensionale di punti, quindi fatta di pura topologia e di informazione. La fisica delle particelle, che è quella della geometria non commutativa, di Alan Kohn, che tra l'altro trova dei fondamenti, come dire, fisici e non soltanto matematici, da un incontro casuale proprio con Carlo Rovelli tanti anni fa, suggerisce che lo strumento per descrivere la natura dinamica dello spazio-tempo quantistico sia costituita da un'algebra non commutativa. Cioè praticamente che 3 più 4 non è uguale a 4 più 3, non è invertibile. È un'algebra dinamica che si comporta esattamente come il nostro alfabeto, dimostrando come le lettere algebriche, in questo caso, possono costituire ogni volta un significato organico diverso. Cioè se noi prendiamo una parola e la leggiamo al contrario, il senso sparisce. Per trovare un nuovo senso dobbiamo organizzare le parole, le lettere in un modo diverso
e questo rende la costruzione della frase una costruzione dinamica. Sì, no. Esatto. La fisica delle particelle, nel suo processo di definizione del modello standard, sta espandendo la conoscenza dei comportamenti intimi della natura e sta svelando le leggi fondamentali della forza nucleare forte, che agisce fra protoni e neutroni a formare il nucleo degli atomi, della forza debole, che è invece responsabile del decadimento beta dei nuclei atomici associato alla radioattività, della forza elettromagnetica, responsabile dell'interazione tra oggetti che possiedono carica elettrica, fino a parlarci di come emerge la massa grazie al campo di Higgs, scoprendo che è stato scoperto soltanto nel 2012, cioè 6 anni fa, al CERN di Ginevra. Qui vedete tutte le particelle che descrivono i comportamenti e le rotture di simmetria che ho detto prima. All'appello manca però la forza di gravità, che è una delle cose più fondamentali e che purtroppo non si riesce a unificare. E quindi le particelle mediatrici ad essa connesse. Questo è l'oggetto di studio di un'altra teoria incredibile, sempre di gravità quantistica, super affascinante, basata su, anche in questo caso, una nuova geometria che parte dai solidi platonici e arriva a 24 dimensioni e ad altri rapporti di simmetria ancora più complessi di quella precedente, che è la teoria E8 di Garrett-Lisi. Questa è una cosa allucinante, formata da 3 anelli che si intrecciano, e ogni volta che questi anelli in vari punti si intersecano, nel punto di intersezione di questa geometria si ritrova esattamente la particella, tutte le particelle del modello standard. Ma dato che alcune intersezioni invece non corrispondono a niente, si spera possano corrispondere a tutto quello che invece ancora non c'è. E incredibilmente non si hanno prove sperimentali, ma la teoria è talmente simmetrica e bella che non si può non farla vedere. Nell'era di internet e dei social network, forse grazie alla potenza connettiva e al bisogno di condivisione delle nostre informazioni locali, iniziamo a intravedere la nascita di una nuova forma di messaggistica universale. Se il mondo dei padri dei nostri padri è stato sconvolto dalla potenza distruttiva dell'atomo, dalle onde radio, dai raggi X e da tutte le comunicazioni basate sullo spettro elettromagnetico, mi piace immaginare che il nostro presente e il nostro futuro verranno influenzati dalla cosmologia multimessaggera. Esperimenti dislocati su tutto il pianeta sono finalmente pronti a raccogliere dati dopo più di un trentennio di incubazione, la cui origine storica deriva addirittura dalle sorti tragiche della Seconda Guerra Mondiale. Questi sono i ragazzi di Via Panisperna, Enrico Fermi, Pontecorvo, Majorana, e sono coloro che hanno contribuito al progetto Manhattan, ma anche a capire i comportamenti intimi del nucleo, fino a teorizzare proprio Majorana l'esistenza del neutrino. Pensate alle derive della guerra fredda, cosa hanno portato in termini geopolitiche connesse alla ricerca scientifica. Oggi progetti come il CERN di Ginevra rappresentano la conquista della conoscenza diffusa e condivisa, su cui si basano le fondamenta della pace mondiale. Materia oscura, onde gravitazionali e raggi cosmici, insieme allo studio dei neutrini, rappresentano nuovi messaggeri, nuovi strumenti, nuove sfide immaginative e nuovi strumenti di lavoro anche in campo artistico.